Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. E buon martedì a tutti, amici. Buon martedì a tutti, a tutti, a tutti. Hai bevuto, Rasta? No, 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 è stata ieri mia figlia che mi ha distrutto tutto il pomeriggio. Mi ha completamente distrutto. Comunque, ragazzi, mancano 24, 48, 72, 96 ore. Venerdì già il mio compleanno, già inizio con inizierò la sera a fare qualche prova di live con Twitch e YouTube contemporaneamente. E inizierò a giocare, magari farò tutta la nottata del mio compleanno giocando, Può essere. Quindi connettetevi a Twitch, chi è che ancora non ce l'ha, c'è il link nei messaggi in descrizione, lo cliccate. Poi se volete farmi un regalo di compleanno con il Prime abbonamento è gratis, se no costa 5 euro. Un regalo di qua, un regalo di là, un regalo di là, un regalo di là. E Rasta lo fate felice. Poi il tempo, la dedizione ce la metto io e l'impegno anche di farvi sorridere. Ma quello vi verrà naturale, perché io quando sicuramente perderò, perché voi siete tutti dei maestri di sti cazzo di videogiochi, la vita che non gioco, quindi parto svantaggiato, ma arriverò al vostro livello. Tranquilli che ci arriverò. Tranquillo, amico mio, che ci arrivo. Stai tranquillo, non che guardi così che storci il naso, questo è vecchio 40 anni. Sarò anche vecchio rincoglionito, ma calma, calma che un po' di talento è rimasto. Comunque, guarda questo, seguitemi su Instagram per chiedere qualcosa in privato, ovviamente trovate anche dinanzi, trovate tutto lì. Dopo di quei furbetti, sabato arriva, arrivano i nostri terribili, arrivano, Ieri sera ho fatto il video del pronostico, minchia, mi avete detto su che la metà bassa, soprattutto su Instagram. No! Io ho espresso la mia opinione. Naturalmente sapete che questo è un canale goliardico, sapete che è un canale rosso-nero questo. Che coglione Lucio manda dei messaggi, che ringrazio tutti i miei lettori, ma il messaggio come se ha vinto le elezioni, è stupido. mamma, è già di buon mattino, come si dice, è già di buon mattino. Detto questo, oggi di buon umore. Detto questo, ragazzi, questo qua è un canale goliardico, ma cioè, lo sapete che io cerco di strappare un sorriso. Anche ringrazio OCV, ringrazio il Don che mi ha messo nella copertina addirittura di OCV su YouTube. Eravamo in 9 e mi ha messo me, cioè l'ho ringraziato io e Tommasino, l'ho ringraziato tanto, perché vuol dire che hanno rispetto di me, perché mi dentro un sorriso glielo strappo. E sempre presente con loro, ovviamente sarò quando mi chiameranno, anche perché a parte quando andrò con mia figlia sarò sempre a casa. Sapete la mia condanna, che adesso è 2 anni e 2 mesi, perché al 18 giugno siamo quasi arrivati, sarò il 18 agosto del 2026, siamo quasi arrivati, dai, al 2 anni e 2 mesi. Un mese già l'abbiamo fatto, dai, mettiamola così. Poi con la buona condotta magari ci scaleranno 6 mesi, vediamo un attimino. Non mi chiedete qua sotto perché, seguite, me lo chiedete su Instagram, che ancora non sa le mie vicissitudini. Comunque, vi do una. Oggi voglio mettervi uno zuccherino. Oggi voglio mettervi uno zuccherino, oggi, dai. Allora, voglio ragionare con voi. Allenatore nuovo in una polveriera. Ma che polveriera, Nasta? Siamo secondi! La polveriera è che io mi sono stufato di veder perdere derby, mi sono stufato di non contare nulla, mi sono stufato di essere soltanto messo lì come figura, perché noi siamo messi lì soltanto come figure. Io vorrei proprio essere messo lì come gente, non che non facciamo paura, noi dobbiamo iniziare a far paura. Ecco questa qua, mi piace questa copertina, basta essere solo copertini, dobbiamo iniziare a far paura. Questo sarebbe l'obiettivo, iniziare a far paura. Ma come si fa a iniziare a far paura? Indagando che domani leggono Erciabatta, negli ultimi campionati di Francia, pare che abbia subito pochi gol, ha curato molto bene la fase difensiva, anche se c'è anche da dire che eh,
In Italia si gioca in un'altra maniera, sono campionati diversi, è molto più alto a livello italiano. Penso o spero? Penso o spero? Penso perché comunque sì, abbiamo visto anche che l'Atalanta al Marsiglia non le ha fatto toccare una biglia, il Marsiglia è stato protagonista in Francia, una delle squadre più protagoniste, non le ha fatto toccare palla. No, l'andata è un po' più combattuta, il ritorno proprio non ha visto, non, i marsigliesi non hanno visto biglia. Spero perché comunque vuol dire che valiamo ancora qualcosa rispetto all'europeo. Molti mi hanno parlato, c'è stato un grosso calo europeo e c'è stato un forte incremento italiano. No, ma per me si è proprio abbassato proprio radicalmente il livello di adesso rispetto al livello di un tempo. Ragazzi, parliamoci chiaro, a livelli di un tempo eravamo abituati con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Sergio Ramos giovane, con Toni Kroos giovane che è ancora forte, con Modric giovane. Ragazzi, eravamo abituati con adesso ci è rimasto Mbappé, Haaland, sì, un grandissimo goleador, grandissimo attaccante, ma come classe e tutto non possiamo paragonarlo ad attaccanti del passato, ragazzi, dai. Stavo parlando ieri live i giocatori che abbiamo avuto in un anno, Ronaldo insieme con Zidane insieme con altri giocatori, con Nedved, con altri giocatori, Rui Costa, con Kakà, tutti quanti assieme, ragazzi. No, forse no, Zidane e Rui Costa non hanno mai giocato nella stessa era, no. Forse no, ma no, però nella stessa era c'era un certo Del Piero, c'era un certo Totti, ragazzi. Cioè, come campioni, parliamoci chiaro, in Italia non vediamo certi campioni. Cioè, adesso ci dobbiamo accontentare di Chiesa, sì, ma il Chiesa, che a me piace tantissimo Chiesa. Sì, ma suo padre... Cioè, abbiamo parlato ieri live dei gol che mi ha fatto Chiesa da avversario. I più prolifici contro di noi erano Chiesa, Di Vaio, quella merda di Montella. Che cazzo è che c'era ancora che mi faceva tremare? Mancini. Poi ce n'era Miccoli. Poi ce n'era un altro che sempre ogni volta chiudevo gli occhi. Battistuta! Mamma quanti gol che mi ha fatto! Mamma quanti gol che mi ha fatto Battistuta! Tanti giochi, una volta me ne ha fatti tre a San Siro, in Supercoppa italiana me ne ha fatti tre. Tre me ne ha fatti. Non in Supercoppa italiana, nella seconda di campionato me ne ha fatti tre. Tre. Fate un po' voi. Comunque, a parte quello, grandissimo Battistuta. La speranza è quella che comunque lui prende pochi gol sulla fase difensiva. Vediamo se magari sveglia un po' Leao. Dovrebbe svegliare Leao, non è che ci vorrebbe tanto a livello di rosa. Prendi Hummels, prendi Fofana, prendi Zirkzee, che l'hai quasi preso. Perché io non vorrei dire, ma scusa un attimo, facciamo un ulteriore sforzo e andiamo a prendere anche De Vrij. L'ha allenato lui, abbiamo due attaccanti forti davanti con De Vrij. Oppure, secondo punto, seconda cosa, se no perché non hai preso Guirassy? Cioè, secondo le nostre finanze economiche, come le descrivete voi, che ne avete tanti di soldi, perché questi qua ne hanno tanti. Non, la gente che dice non avete una lira, no, non è che non abbiamo una lira, noi siamo una società molto solida, non li vogliamo spendere. Cioè, questa è la differenza, che sono tirchi e hanno una politica del guadagno. Loro sono collezionisti di soldi, hanno una politica del guadagno, politica che non rispecchia comunque sia il volere dei tifosi. Non è che, ma neanche sono tirchi, è una loro politica. Loro hanno quella famosa linea. E più di così loro non scendono, assolutamente non scendono, non fanno nulla per nulla, perché il loro obiettivo è tenere la cosa così, l'hai presa così, l'hai tirata su così. Adesso il loro obiettivo è quello di andare a prendere. È come quando tu fai un prestito a una persona per poi ricavarci, stai senza quei soldi lì per un tot, però poi hai il gruzzo, hai tutto il malloppo quando devi andare a far cassa alla fine del percorso. Cioè, loro è così. Cioè, la gente dice non avete un euro, ma che cazzo non abbiamo un euro? Che tanto se lo rileva Elio c'ha 35 miliardi di euro di patrimonio, ragazzi, ma di che cazzo state parlando? Ma la stessa cosa vale anche per l'Inter. Cioè, quelli che prestano così i soldi, che poi si riprendono la fetta indietro, hanno tutti i soldi, sono investitori, come fanno a non avere soldi? Sono dei chiamiamoli cravattari. Sono dei cravattari. Cioè, la cosa che non ha soldi è un'altra cosa. Magari mi diresti uno come Commisso che magari che non può avere soldi, che non è vero perché anche Commisso ce li ha. Commisso li mette fuori di tasca propria. De Laurentiis si mette fuori di tasca propria. Cioè, capite un attimo la differenza? Perfetto. Comunque, vi addolcisco un po' la pillola. Come
Con poco potrebbe fare bene, fase difensiva la cura bene, risvegliare Leao. Risvegliare Leao, queste qua sono le tre cose. Per farlo lavorare bene, dargli quattro giocatori, ori forti, la fase difensiva, riprendere la testa di Leao, conquistare la testa di Leao. E tre cose. Giocatori, testa di Leao e fase difensiva. Queste qua sono le tre cose. Giocatori, testa di Leao e fase difensiva. Queste qua sono le tre cose che potrebbero facilitare il Ciabatta a convincere. Un bacio ragazzi, sentiamo dopo. Ragazzi, Twitch, santo Dio. Twitch, lo trovate nei messaggi. Volete farmi un regalo di compleanno? Perfetto, vi iscrivete, c'è il Prime abbonamento, se no costa 5 euro. Iscrizione, un bacio, mi mandate lo schermo, vi ringrazio nel video. Ciao.